Eccoci qui, cari amici di Focus, il mistero della vita. Bentrovati di nuovo. So che questa sera, è una serata molto impegnata, so che ci sono, tante dirette, so che adesso in questi giorni le persone stanno molto in rete, giustamente dobbiamo ringraziare la rete, quindi adesso aspettiamo un po' che insomma voi vi colleghiate, così un po' alla volta comincio a vedere gli occhietti, grazie, ne vedo già un po' di persone, grazie, vedo Cristina, grazie, Irene, buonasera Cristina, buonasera cara. Buonasera Irene, che vedo che guarda la trasmissione, quindi aspettiamo ancora un po'. Beh, vedo che state crescendo tantissimi di colpo. Molto bene, molto bene. Io sono qua che vi aspetto, Daniela, grazie, Nereide. Ne approfitto per salutarvi un po', che di solito non lo faccio. Vi do un po' di tempo, insomma, per collegarvi. Io ho voluto fare questa serata, quindi aprire questo salotto questa sera solo con voi, perché volevo appunto dedicare questo tempo solo a voi e senza invitare altre persone oltre a noi. Credo che sia giusto così. Per quello che sta succedendo, ciao, grazie a tutti, cuori, baci, grazie carissimi, grazie. Penso che sia davvero, cioè, importante raccoglierci un momento. Alessandra, grazie, Paola, vi vedo, Barbara, Minni, grazie, grazie che siete qua. Allora, penso che in questo momento noi siamo costretti, tra virgolette, no? a stare insieme in questi giorni. E, a maggior ragione io ho sentito questa esigenza, cioè mi sono chiesta che cosa avrei potuto fare io per voi, così come l'ho fatto per anche altre persone che mi hanno insomma chiesto aiuto e quindi ho registrato dei video anche per altri amici perché so che le persone hanno piacere, no, di sentirmi. Tanti mi scrivono sempre che quando mi ascoltano si rinfrancano, che prendono forza e che gli piace molto insomma sentire le cose che io vi dico. Ovviamente non solo i miei pensieri, ma anche molto quello di ciò che io vi dico è frutto di tutti gli insegnamenti che, come voi ben sapete, ormai sono quasi 20 anni che ricevo dai piani alti. E quindi, come vi dicevo, a me sembrava giusto e doveroso questa sera tenere questo tempo solo per noi. Spero che siate anche voi felici di stare da soli con me. Io sono molto felice di essere da sola con voi. Anche se non vi conosco tutti, tanti li conosco, però per me è davvero come se foste tutti quanti qui presenti in questo mio salotto reale, però virtualmente. Allora, dobbiamo fare un po' di riflessioni. Giorgio ha messo il titolo Rivelazioni per questa sera. Sì, certo, parleremo anche, aspetto ancora. Grazie, vedo anche le bandiere dell'Italia, bellissimo. Vedo anche, sì, lo so, tanti di voi sono arrabbiati e tanti di voi sono tristi, lo so, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Quindi, come vi dicevo, secondo me dobbiamo approfittare di questa opportunità che noi abbiamo per poter stare insieme, no? Così. Ripeto, per me è come se foste tutti quanti presenti in questo salone della mia casa. Io ho sentito questa necessità di fare servizio, come si dice, e di esservi vicini. Perché? Perché io sento da quello che mi scrivono, da quello che mi dicono tanti amici, tanti lettori,
che è un momento in cui c'è bisogno, si è un po' smarriti, ecco, si è tutti quanti, insomma, così, un po' smarriti. E mettiamola così, poi dopo affronteremo un po' alla volta tutti gli argomenti. Ma io vi invito davvero a fare ciò che è importante fare. Voi sapete che io faccio volontariato, insegno nel corso di psicologia all'Università della Terza Età. Tanti anni fa, come ho scritto in un post, quando nessuno parlava ancora di resilienza, io feci una lezione. All'università sulla resilienza. Sapete, la resilienza è veramente, adesso tutti parlano, no, di resilienza. Resilienza è appunto questa capacità di trasformare in qualcosa di positivo nella nostra vita quando ci sono degli accadimenti, degli avvenimenti che non sono facili, che non sono piacevoli, ecco, insomma, per noi. Quindi quel cercare, no, l'altra faccia, ecco, della medaglia, quindi essere capaci di e riuscire a trasformare un disagio in qualcosa di utile e piacevole per la nostra vita. Bene, io mi ricordo allora feci questa lezione e feci questo esempio, no? Parlai di Nelson Mandela, che rimase in prigione per 27 anni, 17 li trascorse in un carcere, dove era in isolamento. In questa stanza che praticamente era 6 metri quadrati, ecco. E nonostante tutto lui si sentiva poi un uomo libero, no? Quindi a Firenze hanno ricostruito questa sua cella, è ancora lì montata, dove si vede che cosa c'era dentro, no? C'era solamente una stuoia, una panca e un vaso che serviva come bagno, insomma, per i suoi bisogni. E quindi questo uomo ha vissuto veramente per tanti anni in quella condizione, no? E io qualche giorno fa l'ho fatto un post ricordando questo, no? Perché mi sono detta, ma se questo uomo ha vissuto tutti questi anni così, potremmo noi non essere capaci di resistere per qualche giorno? Non sappiamo ancora quanto sarà, ma sarà sempre solo qualche giorno rispetto a 27 anni di prigionia, no? Come l'ha fatta lui. Quindi vuol dire che l'uomo ha una grande capacità di adattamento. Noi siamo delle creature meravigliose, siamo dotate di un apparato, che ci permette di riuscire a fronteggiare la realtà, la dimensione in cui noi viviamo. Già solo il nostro corpo è così fantastico quando noi vediamo come le parti di un nostro corpo che rimangono sane, intervengono per portare aiuto e soccorso a quelle parti del corpo che sono rimaste, come dire, infortunate, no? Quindi c'è veramente un senso di cooperazione, ecco. Abbiamo veramente tante tante risorse, quindi adesso mi sembra che noi proprio le dobbiamo mettere in campo, ecco. Penso che non possiamo neanche crearci tante scuse, questo ve lo dico, ecco, cioè, ci sono delle realtà in questi giorni che sono veramente molto pesanti, dove ci sono persone che sono ricoverate in condizioni molto critiche e purtroppo ci sono anche persone che se ne sono andate, ecco. Però io continuo sempre a ricordare tutti, sentite, la vita serve per fare esperienza, la vita serve per fare esperienza, noi stiamo sperimentando adesso una realtà, che è quella di questo benedetto virus, che è meglio non continuare a nominare, per non creare campi energetici. Chi studia questi aspetti sa perfettamente, insomma, le parole hanno una valenza energetica, no? Quindi abbiamo questo nemico, stiamo sperimentando questa realtà, ma guardate che questa realtà è veramente, cioè, una grande opportunità che noi stiamo avendo. È una grande opportunità. Ora, lasciamo perdere, cioè, tutte le teorie che possono esistere, da quelle del complottismo, da quelle evoluzionistiche. Cioè, io vi dico, da giornalista, vi dico, adesso noi dobbiamo fare una cosa sola, fare ciò che bisogna fare. Adesso noi dobbiamo fare ciò che è giusto fare. Per uscire da questa situazione non abbiamo un'altra strada, credetemi. Poi c'è, cioè, tutto il resto lo potremo andare ad affrontare, a discutere, a analizzare, a contrastare. Quindi fra un po' poi io vi dirò che cosa mi hanno detto dai piani alti, no?
Ma noi non abbiamo un'altra strada. Adesso abbiamo solamente una via, che è quella di unire le forze, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno l'uno dell'altro di fare le cose come vanno fatte. Quindi noi adesso dobbiamo fare quello che ci continuano a dire di fare, ma non perché diventiamo delle pecore da comandare, da pilotare. Potrà esserci questo anche dietro? Potrebbe essere, ma noi non dobbiamo assolutamente preoccuparci di questo, perché noi adesso dobbiamo, proprio per fare un buon esercizio di resilienza, utilizzare tutte le nostre energie e metterle in campo solamente ed esclusivamente per venire fuori da questa situazione. Ora, noi adesso dobbiamo essere molto pragmatici, non possiamo andare né sulle filosofie e neanche, ripeto, su quelle che possono essere le analisi socio-economico o politiche. No, adesso noi dobbiamo, ripeto, fare ciò che dobbiamo fare per venire fuori, perché dobbiamo stare bene. Se noi non stiamo bene, non riusciamo a fare proprio niente. Neanche contrastare magari delle eventuali azioni manipolative che possono essere condotte nei nostri confronti. Noi prima di tutto dobbiamo portare a casa la pellaccia. E per portare a casa la pellaccia bisogna che noi, quello che continuano a dirci, dobbiamo evitare che dilaghi il contagio. Quindi stare a casa, usare tutte le precauzioni che ci dicono. B, assolutamente cercare di non ammalarci, di non finire in ospedale e di non finire in una realtà dove noi sappiamo che la criticità di questa situazione è generata proprio dal fatto che nelle unità di terapia intensiva ci sono dei problemi. Quindi noi dobbiamo assolutamente evitare queste cose. Perciò mettetevelo bene nella testa, state tranquilli, state sereni, non agitatevi, non deprimetevi, perché, come dicono tutti, io sono giornalista, però ho fatto anche i miei studi di psicologia e tutto, però tutti quanti oggi ce lo ricordano, no? Questo, che è importante tenere il nostro sistema immunitario su, come dire, dobbiamo avere un buon esercito. Per avere un buon esercito noi dobbiamo essere delle persone in grado di produrre degli ormoni, quelli della vita, quelli della felicità, la serotonina, l'ossitocina. Non dobbiamo produrre gli ormoni dello stress, capite? Il cortisolo, cioè no, noi non dobbiamo produrre quelli, perché nel momento in cui noi incominciamo a entrare in crisi, a stare depressi e così, automaticamente il nostro esercito si dimezza e quindi diventiamo molto più fragili. Quindi è un'equazione questa, guardate, non è una fantasia, non è neanche una teoria, è una certezza, perché noi siamo quell'equazione lì. Ve lo dico sempre, cioè, voi non vedrete mai un depresso stare bene, non lo vedrete mai un depresso stare bene, no? Quindi sappiamo che ci sono degli atteggiamenti che noi non dobbiamo mettere in atto, perché se li mettiamo in atto ci cracchiamo, va bene? Ci facciamo del male. Quindi la bella notizia, come dico sempre io nei miei seminari, nelle mie conferenze, quando vado in giro, dico sempre: c'è una bella notizia. Sapete qual è? Che nessuno lo potrà fare al vostro posto, lo potrete fare solamente voi. Quindi questa è la gran bella notizia. Perciò dobbiamo tirarci sulle maniche, non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo essere molto molto presenti, centrati, equilibrati. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare assolutamente di fare quello che vi ho detto prima, tenere alto il morale. E quindi dobbiamo cercare di fare quelle cose per le quali noi di solito ci lamentiamo. Ci manca il tempo, non ho il tempo, quanto vorrei farlo. Il giorno in cui avrò tempo farò. Adesso non abbiamo più storie e quindi e più scuse. Quindi il tempo ce l'abbiamo e quindi impariamo a strutturarlo. Che cosa faccio io? Che cosa faccio io? Vi dico che cosa faccio io. Io ho capito questo, no? Così come quando insegno all'università dico sempre: noi siamo corpo, mente e spirito. Quindi mi preoccupo tutti i giorni di fare qualcosa per la mia mente, qualcosa per il mio corpo e qualcosa per il mio spirito. Mettetevela scritta questa cosa sulla porta del frigorifero, sullo specchio in bagno e sul cruscotto della macchina, quelle poche volte che la potete usare solo per andare a fare spesa o andare in farmacia. Mettetevelo bene, qualcosa per la mente, qualcosa per il corpo, qualcosa per lo spirito. Quindi fate questa cosa e allora cominciate a dividere per ogni argomento che cos'è che potreste fare. Perciò questo è il momento per fare cosa? Per
parte mettere in ordine in casa e buttare via le cose che non servono, fare quei lavori. Adesso noi possiamo farci tutte le pulizie di Pasqua che vogliamo, perché sapete, io temo che a Pasqua saremo ancora così, no? Ecco, difficilmente credo che saremo già nella fase discendente, no? Pasqua è, se non sbaglio, il 12 di aprile. Noi siamo a distanza quasi di un mese, non lo so se l'avremo già sfangata, però possiamo approfittarne insomma per fare anche le pulizie di Pasqua, se no incominciate davvero a fare quelle cose. No? Ovviamente dico questo per chi ha una certa agilità nel movimento, nel senso che le situazioni dove ci sono dei bambini piccoli, ad esempio, sono già delle situazioni un po' diverse perché ovviamente dobbiamo preoccuparci di condividere il tempo con loro e trovare un modo simpatico per condividere il tempo con loro in modo costruttivo. Cioè questo guardate che è un test, è un grande test da un punto di vista delle relazioni, questo momento che noi stiamo vivendo, perché in questo momento veramente noi abbiamo una grande chance davanti a noi, che è quella di ritornare a noi. Io dico sempre che questa situazione è una situazione che ci sta richiamando a noi. La natura ci sta richiamando a lei e nello stesso tempo quella situazione di isolamento che noi viviamo, questa costrizione come per tanti lo è qualcosa che ci darà veramente delle grandi chance. E vi dico anche questo, che sono convinta che quando tutto questo sarà finito, perché finirà, no? Cioè finirà, perché finirà? Perché niente è per sempre, no? Non può piovere per sempre, diceva un brano, colonna sonora di un film. Quindi finirà. Noi sappiamo che esiste la legge dell'impermanenza, niente permanente su questa faccia della terra, e quindi anche questa sarà una situazione permanente. Nella programmazione neurolinguistica c'è la timeline, che è una tecnica che viene usata dove veramente ci si esercita nel vivere da un punto di vista emozionale come staremmo nel momento in cui avremo risolto un problema, raggiunto un obiettivo, no? Ecco, quindi voi dovete pensare a quando sarà finito tutto questo, perché finirà. Finirà, quindi state con le energie su quel fronte lì. Quando io vi dico usate bene le vostre energie per produrre gli ormoni della felicità, non per produrre gli ormoni dello stress, perché noi, ripeto, siamo un'equazione, però davvero immaginate che un giorno succederà che questa cosa sarà finita, perché appunto finirà, ha una sua curva, è naturale. Ecco, io sono convinta che tante persone, forse, quando sarà finito tutto questo, quando avranno di nuovo tutto il tempo a disposizione, quello che è. Adesso noi pensavamo, prima che succedesse tutto questo, di non averlo, no? Ecco. E allora le persone avranno l'illusione di avere di nuovo tutto il tempo a loro disposizione, no? Che non è vero, perché noi quando siamo rapiti da tutte le cose del lavoro, cioè ci manca sempre il tempo, il grande lusso. È il tempo, lo sarà sempre di più il tempo, un grande lusso. Bene, ecco, allora io sono convinta che tanti di noi avranno un po' nostalgia. Lo so che mi direte, ma questa che sta a dire, sta qua, ha sbarellato, deve cambiare pusher. No, vi dico che secondo me tante persone avranno nostalgia perché entrando di nuovo in una crisi di astinenza del tempo, realizzeranno quanto era bello avere il tempo. Perciò io vi dico, cercate di utilizzarlo e di utilizzarlo molto bene questo tempo che adesso abbiamo a disposizione per noi. È veramente una preziosità, è una preziosità. E le persone non lo capiscono ancora questo, cioè tanti sì, hanno realizzato questa cosa, quindi si strutturano, però io vedo che per tante persone c'è ancora, ripeto, insomma, molta molta fatica. Però davvero, questo è il momento per leggere i libri, leggere che quei libri che magari ci piacerebbe, che abbiamo lì a catastati, che diciamo, ah sì, poi li compriamo, li mettiamo lì, cioè, poi dopo lo leggo, poi dopo lo leggo e non lo leggiamo mai. Bene, prendiamoci un tempo per fare questa cosa, un tempo per la musica fa molto bene, sapete, cioè la vibrazione, il suono fa molto 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 bene, no? Quindi dedicate del tempo alla musica, scegliete delle musiche che vi facciano stare bene. Voi dovete partire col presupposto di fare delle cose che vi facciano stare bene,
guardatevi dei film che vi sono piaciuti, andateli a rivedere, guardate i film che generano dei buoni sentimenti, non andate a vedere i film che vi fanno, i film dell'orrore, del terrore, che vi fanno stare male, che vi creano le angosce, no, lasciate perdere. Come anche io vi dico, da giornalista, un conto è chi lo fa. E lo c'è chi è nel mestiere, per cui sei lì a fare zapping, a seguire tutti i notiziari e le agenzie varie. Ma per chi non lo fa per lavoro, cioè, voglio dire, io lo faccio perché lo faccio proprio, ripeto, per professione, ecco, hai questa abitudine a seguire i fatti e la qualità. Voi, che non siete coinvolti da un punto di vista lavorativo, non guardate in continuazione i notiziari, tutti i contenitori che ci sono, che non fanno altro che continuare a parlare, no, di questa differenza, di questi, dei numeri, delle cifre, dei morti, delle cose. No, una volta che l'avete visto la mattina e alla sera e siete aggiornati su come sta succedendo le cose, non potete fare niente, no, voi? Allora perché dovete mettervi dentro un carico di ansie? Perché guardate che le ansie, davvero, cioè, le ansie poi si trasformano in paure, la storia, la strada è quella, no? Hai uno stato d'ansia, poi dopo questo stato d'ansia diventa una paura, no? E poi diventa che cosa? A livello biochimico la secrezione di ormoni. I nostri neurotrasmettitori se danno da fare producono. Ma noi dobbiamo, ripeto, produrre le cose che servono per la nostra salute, non le cose che servono per farci ammalare. Quindi ricordatevele queste cose perché non abbiamo altre strade. Perciò mettiamoci in pista e facciamo il nostro dovere, prendiamo in mano le nostre vite e preoccupiamoci di fare questo. Chi ad esempio è interessato alla musica, magari è interessato anche, adesso poi vi saluto tutti, scusate perché sapete che io quando prendo là poi parto in qua, voglio dirvi tante cose, quindi voglio approfittare. Adesso poi incomincio a salutarvi tutti, mi fermo un momento. Voglio dirvi che chi ama la musica, ad esempio, la rete serve tantissimo, no? In questi momenti. Pensate qua, ci sono, c'è Alex Britti che fa il corso di chitarra per imparare a suonare la chitarra, cioè ci sono tanti tutorial in giro in rete, quindi potete approfittarne per imparare tantissime cose, da cucinare, imparare a suonare uno strumento, anche ballare da soli, fare ginnastica. Poi potete anche, ad esempio, giocare, guardate se siete in casa che non siete da soli, no? Ecco, poi parliamo di questo, ecco, siete da soli, giocate a carte, giocate a Monopoli, fate dei giochi belli per favore, non fate questi giochi sempre carichi di violenza. Noi dobbiamo imparare a difenderci un po' da questa cosa, soprattutto voi che avete dei bambini, così cercate di proteggerli un po', perché altrimenti veramente saranno dei lobotomizzati, ecco, sin da piccoli, quindi dobbiamo cercare di propinargli delle cose che riescono ancora a salvarli. Quindi, ripeto, cioè, cerchiamo di fare le cose che ci fanno stare bene. Cerchiamo di fare quello. Il compito che noi abbiamo è, primo, fare quello che vi ho detto prima, lavarci le mani, stare a distanza di sicurezza, uscire il meno possibile, fare tutte queste cose. Poi facciamo le cose che ci fanno stare bene. Dovete metterlo proprio come obiettivo, fisso, sempre, tutti i giorni. Cosa faccio oggi per la mia mente? Cosa faccio oggi per il mio corpo? Cosa faccio oggi per il mio spirito, no? Quindi, allora, ad esempio, voi, cari amici di Focus, il mistero della vita, di questo, no? Potreste andare a vedere le dirette di Focus che vi sono piaciute. Approfittate di questo tempo. Avete visto che abbiamo, cioè, inaugurato una stagione nuova, abbiamo cercato di strutturare meglio, insomma, le dirette, per cui adesso voi mi vedete così in diretta, poi dopo la diretta verrà trasportata su YouTube, sul canale di Focus 3.0 Mistero della Vita, su YouTube. Se voi andate lì, c'è poi in alto, c'è tutta la strisciata, voi andate sulla playlist, playlist vuol dire che lì c'è la lista di tutti i relatori, premete lì. Giorgio e Enrico, che carica sempre su YouTube, Giorgio so che anche lui ha strutturato questo lavoro, lì voi
tutti quanti i relatori e vi andate a rivedere tutte quante le dirette. Quindi diciamo che anche noi abbiamo cercato di fare un po' di pulizie di primavera e le abbiamo strutturato, abbiamo cominciato a strutturare così, no? Ecco le cose. Quindi andatevi a guardare le dirette di Focus che vi interessavano, andate a rivedere anche delle cose vecchie. Noi ad esempio abbiamo fatto quella diretta molto bella, vi ricordate all'inizio dell'anno? Che abbiamo fatto, iniziamo consapevolmente, che eravamo in tantissimi, dopo 2 ore e mezza, mi ricordo, eravamo 1700 persone, mi pare, a mezzanotte, dopo 2 ore e mezza, e poi dopo avete continuato bene, quello con il manuale straordinario per vivere la vita, no? Tra l'altro, dopo ve lo leggo, perché mentre stavamo preparando per fare la diretta, no? Avevo il libro lì vicino, e dico, lo apro. Cosa viene fuori? Lo apro, viene fuori una frase che dopo vi leggerò, no? Quindi non a caso è arrivata proprio la frase giusta, ecco, per noi. Perciò ripeto, facciamo le cose belle, guardiamo le cose belle, ascoltiamo le cose belle, gustiamo le cose belle, cucinate, io adoro cucinare, approfittate, che lo so che tanti mi dicono, beh, ma qua quando sarà finito tutto avrò preso 10 kg, no? Ecco, insomma, cercate di riuscire a misurare quella cosa e poi cercate di fare la ginnastica in casa, perché si può fare, no? La ginnastica. Chi ha la fortuna di avere qualche attrezzo, usi l'attrezzo in casa, però ci sono tanti tutorial, vi potete mettere davanti alla televisione e seguirli, quindi fare ginnastica così. Perciò ripeto, cioè, pensiamo soprattutto le cose belle. Voi dovete pensare che cosa finirà. E pensate anche sorridendo che magari avrete nostalgia di quando sarà finito tutto questo, perché verrete di nuovo rapiti dal solito vortice, dal solito tran tran, e vi servirà, e vi sembrerà di aver lasciato una vacanza. Perché io sono sicura che succederà per questo con tanti. Perciò, per tante persone, perciò cerchiamo di farci prendere dalle ansie. E poi una cosa che ad esempio possiamo fare, che è molto utile, perché anche questo, insomma, la scienza ce l'ha dimostrato, sempre per gestire le nostre ansie, per chi è, so che già tanti di voi lo fanno, meditiamo. Meditiamo. Fate la meditazione, mai come adesso è possibile fare meditazione. Anche chi ha i bambini, a un certo punto tutti i bambini dormiranno, no? Io ho 2 figli che ormai sono grandi, so che cosa vuol dire. Quando sono piccoli, insomma, sono un po' impegnativi, però poi a un certo punto vanno a dormire, ecco. E quindi prendetevi un tempo per fare la meditazione. Meditazione è fantastica, aiuta tantissimo. Io raccomando sempre a tutti, nelle mie conferenze, io seguo Thich Nhat Hanh, a me piace molto Thich Nhat Hanh, però ci sono tanti sistemi, insomma, per meditare, ma a me Thich Nhat Hanh piace perché è veramente grande, non so che tanti di voi lo conoscono, tanti non lo conoscono. Thich Nhat Hanh era, è perché è ancora vivo, vive a Plum Village, il villaggio dei pruni, che è in Francia, centro spostato a ovest, mi pare, della Francia, appunto Plum Village. Anzi, durante l'estate fanno la settimana per gli italiani e vanno lì e imparano a fare la meditazione con la presenza mentale. La presenza mentale è una cosa utilissima che vi serve per tante cose, cioè tenere la mente su quel famoso qui e ora. Perciò se voi fate la meditazione seguendo gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh, guardate, c'è un libro, il suo libro che io raccomando sempre a tutti per chi vuole fare la meditazione di Thich Nhat Hanh. Il titolo del libro è Il miracolo della presenza mentale. Il miracolo della presenza mentale. Cercatelo in rete, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Ma se poi mettete il miracolo della presenza mentale, vi viene fuori, non avete problemi, potete prenderlo tranquillamente. Questo è un libro molto utile. E lui fa anche la meditazione camminata. Ha fatto anche un DVD su questo, la meditazione camminata. Quindi meditare è molto, molto utile. Veramente molto utile. È un modo proprio per lasciare decantare tutte le nostre ansie, tutte le nostre preoccupazioni. Perciò non perdete questa opportunità per esercitarvi, sulla meditazione. Tanti di voi potrebbero approfittarne per
avvicinarsi, ecco. Ma guardate che la meditazione fa molto bene. Adesso tutta la scienza sta riconoscendo il valore della meditazione perché vedono che cosa succede dentro un corpo quando è in uno stato meditativo. Così come un'altra cosa che io raccomando tanto è fare lo yoga della risata. Lo yoga della risata fa benissimo, fa benissimo. Chi l'ha inventato lo yoga della risata? Un medico, un dottore, dottor Kataria, un medico indiano, e ha visto quali sono gli effetti dello yoga della risata per quanto riguarda la produzione degli ormoni della felicità, che sono quelli che ci fanno stare bene. Quindi anche questo lo potete trovare in rete, no? Cominciate a guardarlo. Anzi, può essere un modo per voi per fare le ricerche e anche per programmarvi delle cose da fare poi un domani quando ci sarà più possibilità di movimento. Però guardate che se non lo scegliamo noi di fare le cose belle per noi, per farci stare bene, ripeto, non lo farà nessun altro. Quindi approfittiamo, teniamo il morale perché noi dobbiamo impegnarci in questo momento a fare la nostra parte. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ma questa roba qua si vede ancora adesso che non è entrata tanto nella testa delle persone, perché quello che dicono è che c'è ancora troppa gente che va in giro in modo incosciente. Ecco, quindi per piacere prendiamoci questa nostra benedetta responsabilità e facciamo il nostro dovere. Non facciamo i furbi, non facciamo gli ignoranti, non facciamo gli egoisti. Per piacere, anzi, dopo vi leggerò alla fine una poesia molto bella di una poetessa, una poesia del 1800, che guardate, rispecchia proprio la realtà che noi stiamo vivendo adesso. Quindi, ripeto, la vita serve per sperimentare e noi in questo momento stiamo sperimentando questa benedetta pandemia, va bene? Ecco, allora noi dobbiamo cercare di esercitare al meglio il nostro libero arbitrio, usiamo il nostro libero arbitrio per scegliere di fare le cose giuste, le cose che vanno fatte. Ora, tanti di voi in questi giorni mi chiedono: ma cosa dicono dei piani alti? Cosa dicono dei piani alti? Ecco, allora io vi devo dire questo, che già 3 anni fa il mio arcangelo, quello con cui ho fatto tutta quella lunga intervista del mio libro Due mani, due ali, intervista straordinaria a un arcangelo. Ecco, 3 anni fa il mio arcangelo, una sera, mentre mi stava rispondendo a una domanda che gli avevo fatto, si è interrotto e mi ha detto: sai Anna, devo dirti una cosa, sai che l'uomo fra molto userà le armi chimiche. Adesso io vi dico questo, ma noi non vi preoccupate perché lo supereremo, ve lo dico già adesso, state tranquilli, lo supereremo. Supereremo la nostra prova, state tranquilli. L'unica cosa che voi dovete fare è davvero stare tranquilli, centrati sull'esercizio del vostro libero arbitrio, utilizzandolo per fare ciò che è giusto fare. Ciò che è giusto fare. Ora, non voglio occupare questo tempo per andare a sviluppare le diverse teorie. Noi possiamo avere un registro di lettura differente di quello che sta succedendo adesso, no? Ci può essere appunto una visione dove i conti possono anche tornare rispetto a certe cose che stanno succedendo, quindi rispetto a ciò che può passare sulla nostra testa, e questo credetemi, ve lo dico anche da giornalista, dove noi già sappiamo tante cose che tante volte le persone non sanno, no? Ma sappiamo che comunque ci sono delle cose che ci passano sulla testa, noi neanche ce ne rendiamo conto di quello che sta succedendo. Però io invito sempre le persone a questo, cioè, potremmo noi gestire quella lì? Tutta una cosa così, ci stiamo parlando. Pensate quando quel giornalista spagnolo ha fatto questo suo rapporto,
nel suo libro Il Club dei Bilderberg, che tanti di voi conoscono, no? Quindi, no? Dove c'è questo incontro, sono delle famiglie dei grandi potentati del mondo, di quelli che tengono in mano l'economia del mondo, no? E possono gestire e pilotare le masse come vogliono, creare eventi e condizioni per... Ma io sapete, se devo dire quello che penso... sempre da giornalista, il primo pensiero che io ho avuto quando c'è stato l'inizio di questa epidemia, cioè io ho pensato subito a Orson Welles, a quando Orson Welles negli anni 40 aveva simulato l'arrivo degli extraterrestri per radio. E avendo fatto questa simulazione per radio, la gente si è catapultata per strada in pieno delirio, è andata a saltare i supermercati, né più né meno di come abbiamo fatto noi adesso, no? Così. Ma non stava succedendo niente, era solo una simulazione. Io penso che cioè, già quella simulazione è stata un'esperienza, un esperimento, per vedere come la gente avrebbe reagito all'arrivo degli extraterrestri, no? E questa volta potrebbe essere davvero un'altra esperienza dove si va a verificare come si fa a far saltare un sistema economico, come si fa a far saltare il rapporto tra i popoli, come si fa a far saltare le società, cioè, capite? Cioè, non pensate, no, che io non abbia fatto delle mie riflessioni su tutto questo. Io le ho fatte con le mie riflessioni su questo, quindi potrebbero tornare benissimo i conti. Però io non voglio impegnare le mie energie in quello. Perché se voi vi mettete a impegnare le energie su un fronte di una cosa che non potete gestire, perché noi non la possiamo gestire, noi abbiamo solo una chance adesso, portare a casa la pellaccia, cioè uscire da questa pandemia. Per uscire da questa pandemia bisogna che ognuno faccia la sua parte. C'è stato chi stupidamente ha sottovalutato, come Boris Johnson, che ha detto una cosa che non voglio dire, e comunque adesso è dovuto tornare indietro di corsa, no? Ecco, su quelle che sono state le sue affermazioni. Ci sono state nazioni che non hanno detto niente, sono state nazioni che noi abbiamo fatto tutti i tamponi, abbiamo dato i numeri tutti i giorni, tutti aggiornati, straaggiornati, gli altri non davano i numeri, noi siamo diventati gli untori, poi adesso i numeri incominciano anche a dargli gli altri, poi allora viene fuori che non siamo noi gli untori, che è partito da un'altra parte, c'è chi dice dalla Germania, c'è chi dice anche da Portogallo, ma non importa, io vi dico non importa. Porta. Perché se noi sappiamo, noi personalmente, noi soggettivamente, se noi sappiamo dove è nato, quello che è successo e così, risolveremo il problema della pandemia? No, il problema della pandemia è A, contenere il dilagarsi del contagio, B, evitare di andare a far carico sul sistema sanitario nazionale, perché sappiamo che ci sono delle criticità. Punto. Noi adesso dobbiamo pensare solo a quella cosa lì e dobbiamo pensare come fare per sfangarla, dobbiamo pensare come fare per stare in casa tutti questi giorni, perché ci staremo di più, perché non finisce il 24, non finisce neanche il 3 di aprile, no? Ecco, quindi andrà oltre, perciò preparatevi, preparatevi, perché non ve lo dico subito, cioè non... È impensabile, cioè non è possibile, cioè, che ci sia per come stanno andando le cose, no? Quindi un po' alla volta stanno cercando ovviamente di preparare la gente, di farglielo accettare gradualmente, giustamente, credetemi, penso giustamente. Sarebbe stato tragico se avessero detto alla gente, guardate, sapete che? Cosa hanno fatto in Cina? Sono stati un mese e mezzo, eh? A parte che lì avevano l'esercito, perché lì è un regime e tutto, ma un mese e mezzo sono stati, no? Ecco. Pensate se avessero detto gli italiani per un mese e mezzo starete in casa, non potrete uscire, se uscite vi denunciamo. Capite? Non è possibile. Allora, un po' alla volta ci stiamo abituando, un po' questa è veramente la grande risorsa che ha l'uomo, sapete qual è? È la sua capacità di adattamento.
volente o nolente, c'è una capacità di adattamento. Dobbiamo imparare a fare questo. E lo dobbiamo fare serenamente. Quindi, ai piani alti, quando mi hanno detto questa cosa, cioè, lui mi ha detto lo faranno. Così come stanno costruendo l'uomo bionico, no? Beh, noi lo vediamo perché comunque ci sono già adesso tanti robot che stanno sostituendo l'uomo nel pensiero, stanno replicando l'uomo nel pensiero e adesso stanno creando il robot per replicare l'uomo nel sentimento, nell'emozione. Però sappiate che io penso, per la mia esperienza oramai molto lunga, che noi abbiamo un fronte sul quale potremmo salvarci, che è quello dell'anima, perché l'anima non potrà essere clonata. L'anima non potrà essere. L'emozione può essere clonata, sì, certo, ma l'emozione fa parte della dimensione terrena, signori cari, amici miei di Focus, il mistero della vita. L'emozione fa parte della dimensione terrena, cioè dell'esperienza che l'anima fa incarnandosi in un corpo che è, virgolette, equipaggiato, chiuse virgolette, come? Con i sentimenti, con i pensieri, con il suo apparato percettivo, quindi con una mente, con una psiche, con un inconscio. Tutto questo fa parte della dimensione terrena. Il giorno in cui noi lasciamo questo corpo, noi lasciamo anche i ricordi. Infatti, noi non abbiamo il ricordo quando ritorniamo delle altre vite, non a caso, perché il cervello si dissolve. Però abbiamo un ricordo, abbiamo una memoria indelebile, che è quella dell'anima, perché l'anima conserva tutto, è il nostro grande hard disk, come dicono. E quindi è molto interessante, no, questa cosa, pensare, ricordarsi sempre di queste risorse. Io vi invito sempre, chi mi conosce lo sa, che li faccio lavorare sempre, molto, perché noi dobbiamo tenere la mente a posto, allineata sulla giusta visione del vero senso della nostra vita. Quindi la nostra anima non la potranno clonare. Cioè, state sereni. Non agitatevi, non incupitevi, non fatevi venire la depressione e tantomeno la rabbia, perché io ad esempio sento tanta rabbia in giro. Allora, state sereni, vi prego, non vuol dire non essere presenti, non vuol dire girare la testa dall'altra parte, non vi sto dicendo questo. Vi sto dicendo semplicemente che è inutile fare dei carichi da un punto di vista emozionale in un momento in cui noi dobbiamo tenere le risorse per risolvere altri problemi. E siamo degli sciocchi se noi facciamo questo. Non abbiamo capito niente, non sappiamo gestire niente della nostra vita. E non ci è servito niente né studiare, né fare i corsi, né fare il master, né fare tutto questo se noi non abbiamo capito questo. Vi rendete conto, no? Sono un po' dura stasera, però ve lo dico perché io in tutti questi giorni sento, no, le cose, ecco. E poi, cioè, tante persone mi chiamano perché. Io vivo da sola perché i miei figli sono grandi, no? Ecco, ad esempio, una cosa che a me preoccupa è questa. Lo dicevo oggi con i miei figli, che io vivo da sola perché sono una ragazzina, insomma, i miei anni, quest'anno sono a giugno, sono a 69, quindi, però credetemi, io penso tanto ad esempio agli allievi dell'università da terza età. Tante persone sono sole, ma non hanno, voglio dire, non hanno quelle risorse che magari io che ho 50.000 interessi, che ho questa mia storia, no? Quindi tutta questa mia evoluzione. Ecco, per le persone sole la questione effettivamente è più problematica, quindi vi invito a fare le telefonate. Se non potete andare per salvarle, per preservarle, per non chiamate. Telefonate, fatevi sentire in qualche modo, date un segno della vostra presenza, non lasciate le persone grandi da sole, perché la solitudine non è una cosa per tutti, non è una cosa per tutti, non è così facile, ecco, da gestire. Tante persone stanno da sole in coppia.
Io sorrido, sapete perché? Perché penso che magari dopo questa esperienza potrà anche succedere che ci saranno o delle riconciliazioni nelle coppie o delle divisioni, che può essere, no? Un doppio risvolto, no? Quindi quando le persone stanno insieme, stai isolato, però sei in coppia, è diverso, no? Ma stare isolato e stare da soli non è molto bello, credetemi. Uno poi lo rende bello se ha delle risorse per farlo, ma tante volte le persone grandi hanno magari una vita già molto faticosa sulle spalle, hanno avuto tante delusioni, hanno molta difficoltà a riuscire a trovare delle motivazioni, le motivazioni, perché la solitudine taglia le gambe alle motivazioni, no? Le persone non vedono un motivo per fare le cose. E quindi noi dobbiamo invece sapere che dobbiamo aiutarle, le persone che sono la fragile in realtà, no? Al di là della fragilità fisica, c'è una fragilità affettiva e psicologica, quindi vi prego assolutamente, cioè, ricordiamoci di loro. Adesso faccio quello che non ho fatto sino adesso, abbiate pazienza, ma io sapete che quando parlo, cioè per me questa sera era importante prima di tutto dirvi tutte le cose importanti che volevo dirvi, che mi sono anche annotata per non dimenticare le cose che volevo dirvi, che mi ero annotata proprio perché so che, ecco, qui io vedete, sono sicura che questo periodo ci lascerà dei ricordi, ci lascerà dei ricordi. Allora, adesso io qua vedo tantissime persone, non so come fa. Allora, Elga, Maria Grazia, la nostra Maria Grazia, Mirella, Anna Maria Pia, grazie, grazie del, poi Maria, poi ci sarà anche Stefania Ferré, ecco la Stefania, poi c'è sicuramente Angela, veramente sono molto felice vedervi qui. Mi dice sempre che la Cristina De Castellini dice sempre che l'azienda ci lasci a casa, però perché serve il massimo degli stop, i cappotti, i Max Mara non sono indispensabili alla sopravvivenza. Ah, quindi Cristina, presumo che... Ma siete voi che... Ah no, la Miroglio che ha fatto le mascherine, credevo che foste voi a fare le mascherine. Qui c'è stata questa conversione nella produzione delle mascherine. Sì, lo so, è vero. E in questa situazione vengono fuori una serie di controsensi, hai ragione Cristina, non so, ci sono diverse logiche che si accavallano, ovviamente ci sono poi le logiche le logiche della finanza, le logiche dell'economia che vengono avanti e noi comunque non possiamo, non possiamo non tenerle presenti, è inutile che facciamo quelli che stanno fuori dal mondo, cioè uno Stato si regge su un'economia e l'economia viene portata avanti dalle aziende e dai lavoratori. E quindi adesso siamo tutti quanti, lo sforzo grande che dovremmo fare tutti quanti insieme proprio per cercare di tenere in qualche modo, insomma, questa barca. Ecco. Stefania, spero che sia andato via. Stiamo cambiando, c'è Joseph che sta cambiando il microfono. Va meglio, grazie Nadia. Patrizia, Anna. Hai mai fatto psicoterapia? Chiede Davide. Guarda, io la faccio sempre psicoterapia, nel senso che per me, allora no, io sono iscritta all'albo dei giornalisti, non sono iscritta all'albo degli psicoterapeuti, però ho fatto anche gli studi, prima degli studi in giornalismo e
Le pubbliche relazioni, ho fatto studi in psicopedagogia all'università, Come ho studiato anche se magistero. funziona Mi questo? stanno dando un altro microfono, vediamo se va meglio. Mi date un segnale, mi dite qualcosa. Aspetta, devo fare scorrere però, eh? Devo fare scorrere. Biondo del cursore. Ecco allora. Carmen Bertacchi, ciao Anna, ditemi se per favore si sente meglio così. Datemi un segnale, se c'è qualcuno, se c'è Enrico. Cioè, non sento niente, forse non sentono più. No, ma siamo collegati. Sì, pronto. Non ricevo segnali da voi. Si sente male, l'hanno ridetto. Adesso meglio, mi meglio, non capiamo come mai, cioè, è successo questo, Vedi, perché adesso non è. adesso meglio così bene, ora bene, si sente Monica, adesso provo a pizzicarlo qua e vediamo se funziona sempre allo stesso modo, così non sto col microfono in mano. Magari me lo pizzico qua su una perla. Porta bene. Vediamo. Si sente bene? Bene. Allora questo, ecco. Avendo fatto anche quei percorsi lì di studi, ovviamente le persone li aiuto anche su quel fronte, però io, come tanti sanno, percorsi sono a livello dell'anima, quindi ciò che c'è prima della mente, ciò che c'è prima dell'inconscio, perché ripeto, bisogna capire che prima esiste l'anima e poi esiste l'anima che si incarna in un corpo. E quindi in questo corpo ha a disposizione questo corredo, che è appunto la mente, i sentimenti, no? E quindi le risoluzioni noi le troviamo più nell'anima che non nella mente, cioè nella mente noi possiamo trovare delle risoluzioni, ma a volte noi abbiamo delle situazioni in cui la mente non riesce a trovare delle risposte. Quali situazioni? Quelle che tanti di voi conoscono molto bene, soprattutto le sofferenze affettive, i distacchi, gli abbandoni. E quindi la mente tante volte si trova contro un muro, con le spalle al muro, perché non riesce a trovare delle risposte, ma non le può trovare perché se il motore, il vero motore è quello dell'anima, noi le risposte dobbiamo andare a cercare sul fronte dell'anima. Come dico sempre, la vera cabina di regia è quella dell'anima, non è quella della mente. La dimensione terrena è molto importante per la nostra anima, però le risposte a cui la mente non riesce a trovare un senso, e guardate che succede spesso questo, che ci siano quelle classiche situazioni dove tu dici: ma questo non è giusto, questo non è possibile. Quante volte succede che noi abbiamo delle situazioni con dei grandi stress emozionali, grandi distacchi affettivi, quindi con grandi sofferenze, e la mente non riesce a trovare una soluzione, ma la riesce a trovare invece quando ha l'opportunità, attraverso un percorso di espansione della consapevolezza, che è una parola che tanti usano, ma che invece racchiude dei grandissimi, profondissimi significati, perché quando noi parliamo di consapevolezza, di che cosa vogliamo dire? Quando parliamo di consapevolezza, cioè per tanti parlare di consapevolezza è una parola vuota per tanti, no? Per me invece è piena. Io so che cosa vuol dire la consapevolezza. Consapevolezza vuol dire entrare in una dimensione di conoscenze alte, e quello che dico sempre alle persone quando faccio i seminari: guardate, io vi porto una
coscienza, ma che non è frutto di un mio pensiero, non è una mia teoria, non è una cosa che io ho creato con la mia mente. Io dopo ci ho ragionato su con la mia mente, ma queste sono conoscenze rivelate, per questo il titolo, rivelazioni. Conoscenze rivelate non sono frutto di una mia attività cognitiva. Io non ho processato mentalmente nessuna teoria. Io ho solo da giornalista preso l'informazione e ve la sto consegnando sempre quando vado in giro, quando vado a camminare. Quindi voi dovete capire che oltre il pensiero, oltre la nostra mente, c'è altro, prima di tutto. Quell'altro che ci è stato consegnato in questo lavoro che io ho fatto con molta attenzione, con molta cura, per parecchi anni. Lavorando da giornalista, facendo un'inchiesta, come si fa sulla faccia della terra, solo che io l'ho fatta su un fronte immateriale, con questa entità angelica della schiera degli arcangeli che mi ha detto che dovevo fare questo compito. E quindi noi abbiamo lavorato per degli anni facendo queste sedute con Francesco, che è il mio modem, come dico io sempre, che andava in trasprofonda, canalizzava questa entità, io facevo le domande e lui mi rispondeva. Allora, cosa sono i piani alti? Che carina. Chi è? Marilena. Marilena, cosa sono i piani alti? Quando io dico piani alti mi riferisco all'arcangelo con cui io ho continuato a lavorare. I piani alti non sono certo i piani alti di questa terra, ecco, non sono gli aspetti direzionali e i ruoli direzionali di questa terra. No? Ho detto qualcosa di strano? Aspetta un attimo, ecco. Che dicono i piani alti? Chiede Marilena. Ah sì, che dicono? Che cosa dicono i piani alti? Quello che ho detto prima, i piani alti dicono che l'hanno già detto tempo fa, che l'uomo avrebbe usato le armi chimiche e in quel contesto mi ha anche detto, sai, stanno costruendo l'uomo bionico. Era 3 anni fa quando mi ha detto questa cosa, che adesso ovviamente, cioè, sapete, il tempo è una cosa molto diversa, no? Cioè, dalla percezione che abbiamo noi nell'altra dimensione. Quindi il tempo, io ve lo ricordo, è qualcosa che esiste in questa dimensione, cioè noi abbiamo il tempo perché abbiamo un inizio e una fine, e questo fa sì che si crei il tempo, perché c'è un inizio e una fine, e di là non c'è la fine. C'è l'inizio e basta. Per cui è molto interessante, no, questa cosa. Per cui la visione del tempo loro non è la nostra, non è la nostra percezione. Per loro un anno può essere un istante, può essere un istante. Quindi loro dicono questo. Però ripeto, non preoccupatevi, perché non finirà l'umanità. Anzi, mi era anche detto questo, mi ha detto stai tranquillo, se un giorno succederà questo, mi ha detto non ti preoccupare, ma tu non esisterai più, non esisteranno più neanche i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, mi ha detto. Quindi state sereni, non finisce l'umanità, supereremo questa cosa, perciò andate a dormire tranquilli, sereni questa notte, vi prego. Ho voluto fare questa diretta proprio perché mi sentivo in dovere di dirvi queste cose per rasserenarvi, per tranquillizzarvi, perché vedo troppa gente un po' scombussolata, no? È un po', certo, va bene, siamo di fronte a una situazione così incerta, non si capisce bene, non si capisce come si evolverà. Però che cosa si deve fare quando ci sono delle situazioni così come queste? Io vi invito sempre a fare questo, cioè a usare le vostre energie nel modo migliore possibile. Nel modo migliore possibile. Questa è la cosa più intelligente e più giusta che possiamo fare. Ripeto, non finirà l'umanità. State sereni, supereremo questa benedetta pandemia. Ci andranno dei tempi, ma state tranquilli. Veramente, ve lo dico col mio cuore in mano. Ho sentito proprio bisogno di farlo, perché ho capito che avevate bisogno di avere da qualche parte, non c'è certezza, ecco. Io ve la do come certezza, Giorgio finita dicendo di sì. Quindi vi ripeto, state tranquilli. Voi dovete avere questo pensiero, che noi ne usciremo. Siamo
Siamo certi che ne usciremo. Quindi non state a rompervi la testa sulle preoccupazioni, vi prego. Spero di sono stata un po' insistente, però ve lo dico, ve lo ridico perché sono certa che è così. Perciò non sprecate, vi prego, le vostre energie, non sprecatele nelle paure. Iniziate a organizzarvi al meglio per trascorrere bene questo tempo, perché sono sicura che voi avrete nostalgia e vi direte: caspita, ho avuto un'opportunità e non l'ho saputo usare. Grazie perché vedo che state ritornando, ma com'è la storia C'è sempre questo fruscio. c'è un fruscio, non si capisce come mai, non è che è legato qua al computer che è sopra questo che non prende aria, no, non si capisce come mai, perché abbiamo sempre lo stesso computer. Grazie, grazie, grazie dei cuoricini, grazie, grazie. Piace quando ho visto la bandiera italiana. Io sono molto orgogliosa di essere italiana in questi giorni, veramente. Ancora mi dite a tratti? Ancora si sente bene? Non è più a tratti, spero. Spero. Riprendiamo ancora un po'. Riprendiamo ancora un po'. Quindi, chiara questa cosa? Non moriremo tutti, non finirà l'umanità, supereremo questa pandemia, va bene? Noi siamo già più avanti di altri nell'Europa e quindi siamo già più avvantaggiati. Ecco, quindi continuiamo a farci i nostri appuntamenti serali, non so se da voi succede così, ma non so, qua da me intorno alla mia casa lo fanno, bellissimo, perché sono dei ragazzi universitari e tutte le sere alle 6 tirano fuori l'impianto stereo, le chitarre, si mettono, incominciano a suonare, ci mettono l'inno di Mameli, si canta, si sta un po' insieme, è molto bella questa cosa perché vedete che insomma fa nascere dei rapporti in situazioni dove magari non ci si parla mai, no? E quindi prendiamoli, ecco, questi aspetti positivi e magari nasceranno anche tante amicizie da questa condizione così forzata dove siamo stati costretti a stare in casa e a stare vicini. Se avete delle domande da farmi, io ci sono. Vedo che siete ritornati, vi metto un attimo gli occhiali. Stefania, Patrizia, ecco, buonasera a tutti, grazie, Carina, Lina. Angela, Sonia, Alessandra, ciao Alessandra, grazie, spero che siate ritornati, abbiate pazienza, abbiamo avuto un po' di problemi, ma dai, spero che siate riusciti a sentire il grosso, ecco, di quello che io vi avevo da dire rispetto alle rivelazioni loro, ecco. Avremo un futuro che noi per tanti aspetti non riusciamo così ancora a immaginare. Una cosa è certa è che c'è la percezione che si ha è che davvero stiamo entrando in una nuova era. Cioè, la percezione che si ha è che noi siamo un po' dei pionieri di questo cambiamento. Siamo la testa di ponte, ecco, come si dice, no? Quindi siamo quelli che stanno facendo l'avanguardia, ecco. Però io ho una visione, credo che noi siamo ancora in una condizione in cui possiamo fare qualcosa per mantenere ancora l'uomo al centro, quindi per non cedere totalmente l'uomo alla tecnologia, la nostra natura. Poi, ripeto, una cosa sola non potranno mai clonare, la nostra anima. Però il resto lo potranno fare. Allora noi adesso siamo in una stagione in cui possiamo ancora fare un po' i partigiani, no? Per riuscire a mantenere, come dire, dovremo ricreare un nuovo umanesimo per rimettere l'uomo al centro e rivalorizzare l'uomo con tutte le sue
peculiarità e con tutte le sue preziosità. Siamo ancora in una condizione in cui possiamo contrastare in qualche modo, perché abbiamo ancora una possibilità di usare il nostro libero arbitrio e di non essere totalmente assoggettati. Quelli che sono più a rischio sono i bambini. Le nuove generazioni che stanno crescendo in condizioni dove vengono già molto pilotati dal famoso Grande Fratello, come diceva Orwell. Quindi vigiliamo, vigiliamo su questi, ricordiamoci di vigilare. Abbiamo delle responsabilità noi che siamo più grandi e noi che siamo più grandi rispetto ai bambini abbiamo un grande compito, che è quello di essere ancora testimoni di un umanesimo che noi vediamo adesso così molto vampirizzato, vampirizzato da tutto quello che è incalzare così rapido, no? Perché si è tutto molto velocizzato. E quindi la tecnologia sta veramente divorando l'uomo in quelle che sono le sue espressioni. Però io dico anche questo, che noi possiamo invece usare come uomini la tecnologia per esaltare invece quelle che sono le nostre prerogative. Pensate quante cose noi possiamo fare usando la tecnologia per esaltare quelli che sono gli aspetti che io dico sempre magici dell'uomo, no? La parola, la musica, pensate, no? L'immagine, cioè è sempre la solita storia, dobbiamo cercare di usare nel bene, cioè in modo costruttivo, no? Tutti questi aspetti che ci caratterizzano e quindi anche in questo dobbiamo cercare di fare squadra e di non mollare, quindi di sostenerci, di la nostra battaglia contro un gigante, perché effettivamente la tecnologia è un gigante adesso e i mercati anche. E quindi noi dobbiamo fare questo per cercare di conservare in qualche modo un mondo migliore per i nostri figli, per i nostri nipoti, per quelli che verranno. Cerchiamo di fare ognuno, insomma, il nostro compito, facciamo la nostra parte, ecco. Cerchiamo di lasciare una traccia del nostro passaggio su questo pianeta che in qualche modo dia un contributo, perché sapete dai piani alti cosa dicono, che la terra doveva essere il posto dove le anime, doveva essere avere un paradiso. Mi ricordo Arcangelo quella sera mi ha detto, sai, la terra doveva essere il paradiso dove le anime dovevano venire a vivere e a fare un'esperienza incarnandosi per imparare, per sperimentare, ma doveva essere un paradiso. Invece noi l'abbiamo trasformato in un inferno. Dico noi perché loro dicono che, dato che non possono intervenire sul nostro libero arbitrio, e loro ci hanno dato questo grande dono del libero arbitrio, quindi da grande libertà. E per loro, mi ricordo che mi ha dato questo, ve l'ho già detto, cioè per loro il libero arbitrio è il grande, grande, grande dono d'amore che veniva dato all'anima per affrontare la sua esperienza poi da incarnata nella dimensione terrena in un corpo. Quindi era il grande dono, la grande libertà. Il libero arbitrio è la grande libertà. E quindi capite perché loro non intervengono sul nostro libero arbitrio. E quindi noi adesso questa terra che doveva essere un paradiso l'abbiamo trasformata un po' in mezzo inferno. Il vero inferno qua, ecco, non esiste, è di là l'inferno, è chiaro, non esiste l'inferno. E quindi davvero, cioè, ma quello che c'è, esiste perché l'ha costruito l'uomo, grazie ai vostri cuori, è vero, non esiste di là l'inferno, il vero inferno è qua. Ve l'ho raccontato, no? Che una sera il mio arcangelo mi ha detto, Anna, io non vorrei mai essere un uomo, perché è faticoso essere uomini, no? E io ho detto, se sapessi io, no? E quindi è davvero, e questo è il motivo, per cui loro non ci lasciano mai soli, ci amano. Non intervengono sul nostro libero arbitrio, però. Attenzione, ecco, ci amano, ci aiutano, ci sostengono, però non si sostituiscono a noi, perché siamo noi che dobbiamo fare il percorso di crescita, non loro, no?
Siamo noi che dobbiamo evolvere e camminare in questa presa di consapevolezza, no? Di chi siamo, dove veniamo, dove andiamo. Cioè, alla fine il discorso è sempre molto semplice, eh? Cioè, siamo qua a sperimentare per capire chi siamo realmente. Perciò, per ritornare a noi, cerchiamo di stare sereni, tutti quanti. Cercate di... Sapete, in psicologia, per rispondere al nostro amico che mi chiedeva se io fatto, se facevo psicoterapia. Ripeto, io la faccio sempre psicoterapia con le persone. E ho persone che vengono da me, che mi chiedono di venire da me perché vogliono fare degli incontri, così, come possiamo chiamarli? Un termine che a me non piace molto, di spiritual coaching. Mettetelo come volete, perché io comunque so che io sono oltre alla psiche, però ovviamente la psiche la conosco, quindi quando le persone vengono da me le cose noi le risolviamo davvero perché andiamo sul fronte più avanzato. Io ho sempre lavorato per le cose all'avanguardia, no? E anche in questo io so che sto facendo un lavoro mio di avanguardia perché so che aiutare le persone a trovare, cioè, le risposte su, di fronte a delle prove in cui la mente non riesce a trovare delle risposte. Guardate, il mio amico Alessandro Meluzzi, voi lo sapete, che ha presentato i miei due libri, no? Sia Due mani, due ali, intuizione straordinaria che Il manuale straordinario per vivere la vita. Li ha presentati tutti e due, lui è innamorato di questi due libri e lui sapete che è uno psicoterapeuta, uno psichiatra, un criminologo, insomma una persona che la mente la scandaglia in tutti i modi, avanti e indietro, in alto e in basso, destra e sinistra. E quindi lui ha avuto l'onestà di ammetterlo, perché io gli ho detto, ma caro Alessandro, tu lo sai che ci sono delle situazioni in cui la psicoterapia e la psicanalisi non sono risolutive e anzi sono anche superate, no? E lui mi ha avuto coraggio di ammetterlo, mi ha detto sì, è vero Anna, ci sono delle situazioni dove io, aiuti più tu di me. Mi diceva, ma è vero, perché se tu sai che certe cose che stai sperimentando qua fanno parte dell'esperienza dell'anima e la tua mente può stare tutta la vita a sfracassarsi contro un muro per trovare una risposta a una cosa che noi troviamo ad esempio profondamente ingiusta come quella di un figlio che va via prima di un genitore, no? Un figlio che va via prima di un genitore non ha una risposta logica, affettiva, non ha niente, non possiamo dare nessuna risposta noi su quel fronte, dobbiamo cercare di adattarci, di abituarci, però la mente non si darà mai pace su quella cosa lì. La pace la può trovare se uno comincia a capire che le anime vengono qua, che hanno un loro progetto, che non è che cioè, i figli nascono e devono morire per forza dopo i genitori, perché quell'anima potrebbe venire qua sulla terra per svolgere magari un compito per l'anima dei genitori e quindi magari proprio con la sua partenza così prematura serve per far evolvere le anime dei genitori, quindi un'anima che è venuta a far evolvere le altre anime, come? Con un grande dolore. La nostra mente può accettare questo? No, perché lo considereremo un fatto sadomasochista. Invece le ragioni dell'anima sono delle ragioni che non sono uguali alla ragione della mente e alla ragione del cuore. Dobbiamo capire questo. Allora, quando riusciamo a capire la ragione dell'anima, allora anche la ragione della mente può trovare pace e può permettere anche al cuore di rasserenarsi. Capite? Che è molto importante. Vedo una domanda. E quindi, perché continuiamo a nascere qui? Dice Paola Ottoboni, ma noi continuiamo a nascere qui perché siamo ancora in una fase di sviluppo, di cammino, di evoluzione della nostra anima. Cioè, il ciclo delle reincarnazioni, se vogliamo in qualche modo rappresentarlo con la nostra mente, equivalgono a come, non so, la scuola materna alla scuola elementare nella vita di un uomo, di un essere umano.
L'essere umano quando è piccolo fa la scuola materna, fa la scuola elementare, poi prosegue, fa la scuola media, fa le superiori, fa l'università, fa i master, fa tutte queste cose. Quindi il ciclo delle reincarnazioni sono l'ABC del percorso evolutivo dell'anima, ma poi un bel giorno noi finiamo di rincarnarci e continuiamo ad evolvere se l'anima riesce a vivere, e in questo vi invito ad andare a leggere molto attentamente le pagine, i miei libri, e quindi l'anima dopo diventa immortale, come alla fine del ciclo delle reincarnazioni lei diventa immortale perché diventa uno spirito, non ha più bisogno di reincarnarsi e fa quello, e tante persone che magari voi conoscete, che magari vivono esperienze di medianità e queste cose ti dicono: io ricevo, canalizzano, no, io ricevo messaggi dal mio spirito guida. Chi è lo spirito guida? Non è nient'altro che un'anima che ha già fatto tutto un percorso evolutivo come anima e che quindi ha immagazzinato una consapevolezza sul senso della vita e che quindi ha collezionato, tra virgolette, in questo hard disk che è la nostra anima, questo grande registratore dove rimane tutto ciò che noi abbiamo scelto, fatto, vissuto in tutte le nostre vite, lo apriamo dentro, guardiamo che cosa abbiamo messo noi liberamente. Ecco perché non intervengono sul nostro libero arbitrio, perché noi quello che abbiamo dentro la nostra anima è ciò che abbiamo scelto di fare liberamente, nessuno l'ha fatto al nostro posto. L'abbiamo scelto noi e non parlo delle cose che noi subiamo, che fanno gli altri, per cui stiamo vivendo gli effetti del libero arbitrio degli altri nella nostra vita. No, parlo delle cose che noi scegliamo di vivere, di fare. Noi costruiamo l'evoluzione con quello, l'evoluzione, il cammino della nostra anima. Quindi alla fine in questo grande hard disk ci saranno tanti file. E quindi se noi saremmo stati capaci di mettere dentro ciò che è servito per costruire una consapevolezza di quello che noi siamo, quindi vuol dire una consapevolezza nel bene, la nostra anima diventerà immortale e non si incarnerà più, diventerà uno spirito e potrà fare da guida alle altre anime che sono incarnate, quindi diventa spirito guida. Quello che abbiamo tutti quanti noi, quando noi arriviamo su questa dimensione terrena, siamo accompagnati da quello che è il nostro spirito guida, che sarà il maestro per la nostra anima, mentre siamo incarnati in dimensione, mentre invece il nostro angelo custode sarà il guardiano della nostra anima e si preoccuperà di difenderci dal male, come voi immaginate, no? Quindi, se noi abbiamo scelto in tutte le nostre vite di operare di più sul fronte del male, di là il male non esiste e quindi purtroppo succede una cosa, che avremo vissuto inutilmente le nostre vite e l'anima morirà e l'avremo vissuto inutilmente, quindi non resterà questa traccia se non dell'energia del male, perché se noi abbiamo messo tanto male, quell'energia lì di quell'anima che viene disintegrata, io ricordo sempre a tutti la scena del film Ghost, dove c'è il cattivo che muore, che è a terra, si stacca il corpo eterico e questo corpo eterico viene assorbito e risucchiato da questa orda scura che quindi rappresentava il male. Quindi lì proprio sembrava la scena della morte dell'anima. Quello, ecco, quindi succede quello. Quindi io noi perciò dobbiamo preoccuparci di far vivere bene le nostre anime, di non farle morire. Leggete attentamente nei libri questa spiegazione. Non è un mio pensiero, vi ripeto, io da giornalista mi sono solo preoccupata di riportarvi molto scrupolosamente i concetti che mi hanno spiegato. Io ormai sono quasi 20 anni, quindi questo succede, per questo noi rincarniamo, per continuare a imparare, per continuare a imparare, ma un bel giorno non ci rincarniamo più, perché incarnarsi è faticoso, quindi finalmente saremo sollevati e diventeremo degli spiriti, quindi non avremo più bisogno di un corpo, perché davvero la dimensione terrena è faticosa, un corpo
ha delle sue esigenze, ha delle sue fragilità, è una cosa totalmente diversa dalla condizione del mondo immateriale. Angela mi chiede, nei libri ci sono consigli di come superare la paura della morte? Ma certo, questo è fondamentale. Vi rispondo a questa cosa, poi dopo ho guardato l'ora, penso che dovremmo poi pensare di andare verso la conclusione, ma questo libro è fatto per toglierci la paura della morte, amici miei cari. Veramente, io con grande amore questo mio servizio. E guardate che ancora l'ultima volta che ho lavorato con i pianianti, il mio arcangelo mi ha detto proprio questo: Anna, tu devi aiutarci a far capire all'uomo davvero qual è il vero senso della vostra vita e soprattutto non aver paura della morte. Soprattutto non aver paura della morte. E quindi se tu vai a leggere attentamente vedrai che la visione della morte, noi abbiamo una visione molto cupa della morte e su questo noi dobbiamo lavorare tanto. Però per poter parlare della spiritualità, noi dobbiamo proprio partire dalla morte, perché è la morte che ci pone di fronte a quella famosa domanda: ma cosa c'è dopo? Ma io allora che cosa sono? Dopo cosa sarà di me? Ma poi che cosa succederà? Quello che io dico sempre è che psicologicamente è la paura più grande che è l'uomo: morire e non sapere cosa succederà dopo. Ecco, nel mio lavoro, nella mia inchiesta, io ho cercato di fare in modo che la mente dell'uomo in qualche modo potesse rappresentarsi il senso proprio circolare, no? Da dove veniamo e dove torneremo. Ma che cosa succede in mezzo a tutto questo giro? E lì è spiegato molto bene. E soprattutto è spiegata molto bene la morte. Ci sono proprio delle pagine molto chiare che parlano della morte. Quindi non mi ricordo il nome della nostra amica che mi ha fatto questa domanda. Cara Angela, c'hai anche un bel nome così, diciamo che sei già in accordo con i piani alti, chiamandoti Angela. Vai a leggere, leggi attentamente, ma leggi dall'inizio, poi arrivi alla morte. Prima, comincia a leggere dall'inizio, lentamente, bene. Tutto il libro, una pagina dopo l'altra, perché così poi quando arrivi alla morte hai già strutturato tutti i concetti importanti da avere prima per avere questa visione molto più completa. È molto importante. Io dico sempre, guardate, tutti dovremmo conoscere quello che c'è scritto in quel libro. Tutti, tutti lo dovremmo avere. Faremo poi anche tanto bene, perché io faccio poi beneficenza dei miei diritti. E quindi, però davvero tutti dovremmo avere, perché tutti quanti dovremmo sapere chi siamo, dove veniamo, dove andiamo, e non serve a niente che voi andiate a fare tanti corsi in giro, a fare tante esperienze, anche le esperienze varie delle medianità, delle cose che sono molto interessanti, fatele, se le sentite fatele, però dovete farle con delle consapevolezze. Altrimenti sarete solo come delle persone, delle creature dipendenti. È un po' come quando noi abbiamo sempre solo quella dipendenza, no? Che diventa un bisogno, non siamo sulla strada giusta. Cioè noi non possiamo fare, io dico, tossicodipendenti, no? Di queste cose. No, noi dobbiamo prima di tutto sapere chi siamo, dove veniamo, dove andremo, prima di ogni cosa. Poi sperimentiamo quello che è il nostro potenziale. Sperimentiamo ciò che ci permette di entrare in contatto con quelli che sono i vari piani dell'esistenza. Sì, facciamolo, ma non facciamo una cosa completa se noi facciamo solo questo senza avere queste altre consapevolezze fondamentali dentro. Ed è il motivo per cui il mio arcangelo continua a ripeterlo. E ha detto, quando abbiamo finito di scrivere il libro, abbiamo dato questa conoscenza che non abbiamo mai dato prima nei contatti che abbiamo sulla faccia della terra, ma l'abbiamo data perché l'uomo adesso è in grande difficoltà. Perché sulla terra c'è più male che bene, perché l'uomo col suo libero arbitrio sceglie più male che il bene. Allora è bene che l'uomo entri nella consapevolezza
dire chi siamo, cosa generiamo con le nostre scelte, con il nostro libero arbitrio per arrivare a costruire un mondo migliore per tutti noi. Per tutti noi. Direi che si è fatto notte, come dico sempre, ma vorrei chiudere con una poesia che mi hanno mandato oggi, molto bella, una poesia di una poetessa irlandese del 1869, Catrina O'Meara. Pensate che scriveva questo. Guardate che poesia, è lo scenario attuale. Questa poesia è lo scenario attuale. Dice: e la gente rimase a casa e lesse i libri e ascoltò e si riposò e fece esercizi e fece arte. E giocò e imparò nuovi modi di essere. E poi si fermò e poi ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava, qualcuno incontrò la propria ombra e la gente cominciò a pensare in modo differente. E la gente guarì. E nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere e guarirono completamente la terra, così come erano guariti loro. Guardate, è bellissima questa poesia, sembra proprio, cioè, è di un'attualità incredibile. 1869, sta descrivendo quello che stiamo vivendo noi, quello che stiamo facendo noi, no? Però vi voglio lasciare invece con quello che c'è scritto nel mio bel manuale, che è il vostro, è il nostro manuale per vivere la vita così straordinario. Mentre stavamo preparando le cose per la diretta, io ho detto: ah, vediamo che cosa ci dicono. E ho aperto. Quando ho aperto, adesso mi sono messa il segnalibro, sapete su che cosa ho aperto? Messaggi dai piani alti, come dico io. Su questa parte dice: la mente e il cuore agiscono contemporaneamente nell'uomo, sono una cosa sola. Tante volte la mente diventa più forte del cuore. E sta a te cambiare questo, questa spinta, trasformando il tuo cuore in forza e la tua mente in cuore. Però ci sono situazioni nella vostra vita in cui dovete mettere a tacere il cuore e far parlare la mente per difendervi da relazioni che non giovano al vostro equilibrio. Il sentimento in quei momenti vi indebolisce, rischia di uccidervi. Meglio la ragione che il sentimento. Vedete che ci hanno dato il messaggio giusto. E poi comunque era quello che io volevo dirvi, ci ha detto chiaramente. Adesso lasciate perdere tutte le emozioni, le ansie, le congetture varie, no, della vostra mente. Adesso cercate di usare la ragione. E la ragione che cosa ci dice? Che tutti insieme dobbiamo lavorare per uscire da questa situazione. Tutti insieme dobbiamo fare il nostro compito. E quindi mi raccomando, siate forti, state allegri, tenete alto il sistema immunitario, mi raccomando. Ricordatevi di me in questi giorni, ricordatevi delle mie parole, ogni tanto fatevele girare nella vostra mente, nelle vostre orecchie, e ricordatevi che noi dobbiamo fare questo. Prima lo facciamo, meglio lo facciamo e prima ne usciamo. E io sono certa che quando noi ci rivedremo tra 15 giorni, forse potremmo già anche dirci qualcosa di più consolante, ecco. Penso che avremo, se siamo stati tutti bravi, in 15 giorni, guardate, non risolveremo, ecco. Però forse potremmo incominciare a vedere i risultati. Quindi con tanta pazienza, con molta buona volontà, beati gli uomini di buona volontà, è proprio il caso di dirlo, quindi diamoci tutti una mano, stando lontani, ma tutti vicini, con i nostri intenti e con il nostro cuore. Vedo
tutti i vostri cuoricini, i vostri messaggi. Io vi saluto tutti quanti uno ad uno. Spero che in serata andrà tutto, Nicola. Certo che andrà tutto bene, ma sapete, andrà tutto bene se noi faremo il nostro compito. Dobbiamo mettercelo chiaro, andrà tutto bene se noi faremo il nostro compito e se noi ci prenderemo le nostre responsabilità, altrimenti non andrà bene. Andrà bene se noi faremo il nostro compito. E prima lo facciamo e prima ne usciamo. Se noi facciamo il nostro compito, aiutiamo tutti. Aiutiamo anche quelle persone che possono essere curate. Aiutiamo le persone che non andiamo a contagiare, non le facciamo ammalare, non le facciamo morire perché magari sono deboli, sono immunodepressi. Questo amore. Io ho molto amore per voi. E questa sera ve l'ho dato con questo mio tempo per voi. E spero tanto di trovarvi tra 15 giorni dove ci potremo già raccontare che noi tutti insieme avremo raggiunto. Vi abbraccio, vi ringrazio. Dopo guarderò tutte le vostre ricerche. Ricordatevi di andare a guardare sul canale, iscrivetevi su YouTube Focus 3.0, il mistero della vita. Iscrivetevi lì a Focus e andate a guardare. Guardate che adesso è molto comodo, andate ad aprire la playlist e guardate tutti i relatori e vi guardate le relazioni che vi interessano dei relatori. E spero di esserci anch'io tra questi. Vi voglio bene e vi saluto dal fondo del cuore e vi do appuntamento tra 15 giorni. Mi raccomando, tutti insieme facciamo il compito. Vi aspetto. Buon tempo a tutti. Ciao.